Amici di LigureWeb.tv, oggi parliamo di erbe aromatiche e basilico. Sigla! Benvenuti a questa nuova puntata di Cambia Vita con Calma, in cui vi parlerò delle erbe aromatiche, in particolare del basilico. L'utilizzo delle erbe aromatiche in cucina è utilissimo per sostituire quello che è un eccessivo apporto di sale, perché come sappiamo utilizzare troppo sale non è adatto alla nostra salute, quindi può avere delle implicazioni sulla salute e soprattutto causa molta ritenzione idrica e ipertensione. E abbiamo già parlato della salvia, abbiamo già parlato del rosmarino, siccome siamo qua in Liguria non posso non parlarvi del basilico. Il basilico è utilizzato, è la base per quello che è il pesto alla genovese, che è un prodotto tipico della nostra regione e tra l'altro in un periodo estivo come in cui siamo adesso è ottimo nell'abbinamento ad esempio con dei bei pomodori, anche qua nella piana di Albenga vengono coltivati i famosi cuori di bue. Ma oltre ad avere un ottimo sapore, ha anche delle caratteristiche nutrizionali importantissime. Intanto mi sono scritta cosa vuol dire basilico, vuol dire degno della casa del re, quindi proprio è un'erba aromatica proprio nobile e è un antisettico, aiuta in caso di emicrania, aiuta anche in caso di dolori gastrici, quindi di mal di stomaco può essere utilizzato e diciamo che in caso di stanchezza aiuta proprio perché stimola ed è un eccitante, un tonico del sistema nervoso, un po' come anche la salvia e il rosmarino. E in caso di alitosi, ovvero quando si ha l'alito un po' pesante e una digestione rallentata, può essere utilizzato perché gli oli essenziali contenuti all'interno sono utili proprio per aiutare la digestione. Per cui utilizzarlo come le altre erbe aromatiche in cucina, fresco, quindi tenerlo sul vostro balcone, oppure anche essiccato, può essere davvero un piccolo passo da poter unire per la vostra salute, quindi unire l'appagamento del palato a quello che è i benefici proprio che se ne possono ricavare. Quindi non solo in Liguria, immagino, voi siete abituati a utilizzare il basilico, fatemi sapere come. E noi ci vediamo alla prossima puntata di Cambia Vita con Calma, ma prima di tutto non dimenticate di condividere questo video se l'avete ritenuto interessante. Un abbraccio!